Tornando alla formazione del ceto politico, lei ha creato, ha investito su dei, vediamo, degli episodi che hanno messo in subbuglio anche la lista di Milano, per esempio l'igienista, la ragazza di senza farne una questione adesso personale, che la persona è degnissima, però cioè, un po' è passato il suo ammonimento, però poi alla fine c'è sempre la tentazione di mettere queste persone che sono marginali rispetto appunto alla formazione, se posso dire, socratica, possiamo usare questo termine, non socratica nel senso di, cioè maieutica, di tirare fuori, di vedere una formazione pura, che c'entrano questa gente dello show business? No, dunque c'entrano e non c'entrano. C'entrano in quanto fanno parte della cosiddetta famosa società civile, quindi tutto Anche sommato l'igienista, non è la. la, certo, anche l'igienista fa parte della società civile. Ma il problema non è questo, è il fatto che non c'è un ciclo di formazione che credo che io avrei voluto fare. E Cioè, perché non gliel'ha fatto fare? I corsi sono, si comincia dalla circoscrizione, poi si va al comune, poi si va alla regione e così via. Un cursus honorum che non c'è, e allora a questo punto tutti possono entrare, non mi Ma scandalizzo. perché non gliel'hanno fatto fare? Lei è potente. No, no, questo è Sì. quello che pensano molti, che sia potente. Perché non gliel'hanno fatto fare? È Ma chiaro che sia più pensano. facile mettere le scorciatoie che creare, che educare, No, però. non è che non me l'hanno fatto fare, io volevo farlo. Nel 94, quando si è costituito L'ha Forza fatto. Italia, ho fatto il candidato, non mi sono candidato neppure, perché volevo fare proprio il dirigente di partito che lasciava giocare, per così dire, al Parlamento gli altri, gli eletti. E lo stesso le persone di Publitalia che avevano con me fatto Forza Italia, non dovevano candidarsi. Poi all'ultimo minuto mancavano nomi per coprire i collegi. E abbiamo dovuto mettere i ragazzi di Publitalia, sono quelli che allora erano i ragazzi di Publitalia. C'era Iucco, c'era tutti. C'era Ghigo, c'era Galan, c'era Ricciché, c'era Martuscello, sono tutti i ministri, i presidenti di regione, eccetera. Ma in ogni caso quello che dovevamo fare era creare una struttura organizzata di partito che poi curava quello che sarebbe stato il. Diciamo così, la presenza in Parlamento di deputati veri e propri, ma dovevamo essere noi. Però questo non me l'hanno fatto fare, non lo so chi. Certamente dopo le elezioni vinte sono stato bersagliato dalla cosiddetta giustizia, Sì, non l'ha aiutato questo che non fatto. mi ha aiutato, mi ha massacrato, non mi ha aiutato, mi ha semplicemente impedito di fare altro. Io faccio, non dico, quando mi dico lei fa il deputato, dico no, io faccio l'imputato. Senta, però non mi pare che sto triumvirato, no, scusi, non lo dico solo io, lo scrive il giornale, lo dice, lo fa trapelare anche il presidente tramite, senza nulla togliere alle persone fisiche, che sono persone, immagino, però questo triumvirato non mi pare abbia granché funzionato, nel senso che poi alla fine in un partito c'è bisogno di mediare tra le anime. Del PDL, come si dice, deve mediare tra le sue, e addirittura anche l'Italia dei Valori adesso ne ha due, se non più di due, di anime. Però sta roba qui mi pare che sia archiviata, francamente, nel triumvirato. E comunque non ha favorito quello che dice lei, cioè un percorso formativo, cioè alla fine sulla cultura, sulla formazione, non è che abbiano investito, neanche loro tre. No, no, ma loro tre non dovevano investire niente. Il fatto vero è che un'azienda con tre amministratori delegati non può vivere, non può, cioè fallisce. Giusto. Questo è il punto. E lo stesso è un partito, non possono esserci tre amministratori delegati, ce ne vuole uno con una delega forte, potente, con i poteri appunto di fare quello che è il programma che il partito gli affida. Quindi credo che non è che sia fallita, Sì, ho capito, non non può funziona, funzionare, non né? funziona. Anche traslato in un'azienda, in una squadra di Non calcio. funziona, ma da nessuna parte, tre allenatori, ma pensi che formazione verrebbe fuori? Senta, la scissione ci sarà, della PDL dopo il voto o su balle dei giornali? No, queste sono balle, assolutamente. Io non credo che possa esistere, o si possa tornare indietro, francamente. L'unione è stata fatta da Berlusconi. Ed è un'unione fatta con la cementifera, per cui Chiaro. non credo che possa esserci nessuna scissione.
Però Fini, che lei ha incontrato tra l'altro ultimamente, magari se la incontrassero di più sarebbe anche meglio per loro, questa è un'osservazione mia. Fini puntella, alla fine questa roba qui io l'ho già vista a sinistra, questo puntellare, puntella quello, puntella domani, poi logora. Il problema della sinistra è che è stato al governo e c'era, poi Rizzo e quello e quell'altro e quell'altro, Rutelli, Madonna, alla fine ha fatto splash, anche per, cioè alla fine è giusto la coscienza critica, perché non siete una caserma, però alla fine logora, io non potete andare a lungo avanti così, secondo me, con Fini che vi... Lei ne ha parlato con lui e che consiglio gli ha dato? No, non è che io ho parlato con lui, abbiamo fatto delle considerazioni di carattere generale, ciò è avvenuto prima di Natale, quindi già è come fosse... Non può durare Granata che attacca, Fini che attacca, cioè non vale la pena anche di essere un po' più, lo dice insomma, un maestro anche lei della positività, più positivi, cioè alla fine vi logorate così. È quello che ti può succedere in realtà, infatti questa è una preoccupazione, non solo di Berlusconi ma un po' di tutti. Io spero che si possa tornare invece a un dialogo costruttivo. Questa è una speranza, però insomma Fini è una personalità, anche lui la pensa così, cosa vuole che dico? Stiamo ad attendere che possa trovare una formula per convivere bene fino a quando le cose non saranno magari mutate per via del tempo che passa. Cioè, io credo che molte cose bisogna saperle attendere. No? Se tutti avessero un po' di filosofia, di paziente filosofia, credo che il mondo migliorerebbe. Sapere attendere. E lo stesso Fini forse insomma, deve un po' imparare a... Sono d'accordo con lei. Senta, veniamo alle regionali. Che previsioni fa? Sulla riammissione delle liste ha già detto. Su alcune regioni, tipo la Puglia, un palese, io l'ho intervistato, tra l'altro questo palese molto molto dopo palese. Molto in gamba, sono molto in gamba, ce ne vorrebbero di più nella PDL, così se mi posso permettere. È un personaggio di partito proprio, no? Sì, però insomma ho fatto un'intervista con lui e non in gamba. Al di là di Rocco Palese, cioè quante ne prendete secondo lei se vengono riammesse le liste, mettiamola così. Ah sì, io penso che la Calabria, la Campania, forse anche la Puglia. È indubbio, forse. Secondo me. Sì. Mentre Calabria e Campania dovreste prevalere. Sì. Potremmo prevalere anche in Ponte. Con Cota. Sì. Però si sente poco Cota. Forse si sente sul territorio. Sì, ma insomma, perché uno della Lega, la Lega lì non è ancora così radicata come in Lombardia o in Veneto, però si potrebbe, e forse guardi, alzando anche la Liguria, dove Biasotti è una persona stimatissima, e quindi potremmo, guardi, è una cosa molto incerta, potremmo vincere molto bene o vincere non molto bene, ma sempre vincere. Sì, non c'è dubbio che risale la PD rispetto all'11 al 2, non ci voleva neanche tanto. No?